Buongiorno, benvenuti qui sul mio canale. Oggi apriamo la casella numero 5 e vi faccio vedere questa piantina che ho qua. Mi piace troppo questo pupazzo di neve. Allora andiamo a aprire appunto il calendario qui dell'avvento. Vediamo dov'è la casella numero 5. Voi la vedete? Io non la vedo. Dove sta? Sono tutte tranne la 5. Fu così che questo calendario. Non la vedo le 5. Ah, eccola qua, era nascosta. Se riesco ad aprirla, il primo colpo, senza aprire altre caselle, perché cosa ci sarà mai? Non c'è niente dentro. C'è un regalino, ino. C'è un elastico per capelli e va bene. Elastico per capelli. Iniziamo la giornata un po' così. Ciao a tutti, sono appena tornata a casa e adesso, prima di mettere in ordine così, vi faccio vedere un video haul perché sono tornata da Tiger di nuovo. Con Tiger c'è questa cosa, questa forza che quando uno passa davanti a Tiger viene per forza risucchiato nel negozio e alla fine compra qualcosa. E quindi vi faccio vedere, prima insomma di iniziare la mia routine qui a casa, cosa ho comprato da Tiger. Eccomi qua, mi sono sistemata sul divano, ho acceso l'alberello, visto che è Natale e lo dobbiamo tenere acceso, e questa è la busta che mi hanno dato da Tiger. Sono queste strane facce, queste facce buffe di Pacio il Gatto. Allora, iniziamo. Per prima cosa ho rifatto il rifornimento di tovagliolini di carta, perché voi lo sapete, quelli di Tiger mi piacciono tantissimo e adesso li ho presi proprio a tema super natalizio. Quindi ho preso questo con l'angioletto e il cielo così stellato. Poi ho preso anche l'angioletto uomo, per così dire. Qui c'è questo personaggio baffuto, e il cielo qui è rosso, sempre stellato. Poi c'è questo che è a fondo bianco e c'è il rametto con le bacche. E poi c'è la scritta, dovrebbe essere insomma quella vacca dove se tu ti metti sotto, devi baciare qualcuno. Infatti c'è questa scritta. E poi ci sono questi. C'è l'alberello col cuore, va bene, è molto semplice. Ah, poi ho preso della cannella. Questa cannella in stecchette. Vabbè, non vi so dire i prezzi, perché come al solito sono prezzi bassi, li conoscete. Questa mi sa che è un pound. La cannella, quella stecchetta, che a me piace mettere anche nella cioccolata calda, oltre che quando faccio la, non so, praticamente una crema, qualcosa, mi piace anche mettere la cannella. Insomma, la cannella io la metto ovunque perché è proprio un sapore che mi piace. Ah, poi ho preso delle lucine, queste sono delle lucine a forma di stella e sono a luce bianca. Sono dei sacchetti per mettere dei dolcini, sono di due colori, sempre quei cuoricini, però qui a fondo bianco e qui invece a fondo rosso. Quindi se faccio qualche dolcetto lo voglio regalare, userò quei sacchetti. Ho preso degli stickers, questi sono proprio a tema natalizio, mi sono piaciuti subito appena li ho visti e possono essere molto carini per decorare non solo l'agenda ma anche delle cartoline di Natale, pacchi per i regali, ecco. Quindi presi. Poi ho preso queste stelline che servono anche per decorare i pacchi, quindi li mettete sul pacco e scrivete il nome della persona a cui il pacco è indirizzato. Si vedono? C'è la luce qui un po', forse è un po' scura oggi, non so. Poi ho ripreso un'altra di queste decorazioni qui che avevo anche comprato l'altra volta, queste morbide. Questa sembra proprio insomma tipo tricottata
La userò, insomma, mettendoci un'essenza, e mi piace metterla nei posti più caldi, quindi vicino al radiatore, così che poi questa essenza, insomma, si sprigioni. Questo non è di Tiger, però nella via, sulla via, insomma, del ritorno, ho comprato anche dei cioccolatini, sono finiti in questa busta. Poi ho preso questi che sono della colla glitterata di diversi colori e con questo vorrei realizzare un lavoretto, se riesco lo filmo e ve lo faccio vedere, qualcosa di creativo per Natale. Ah, poi è troppo bella, ho preso questa matita con l'alberello e questa, la mia matita natalizia, finisce nella borsetta. Una scatolina qui per fare un regalo. Un tappo. Allora, che tutte le volte che apro una bottiglia, stappo una bottiglia, poi non so come richiuderla, quindi ho trovato questo tappo. Penso che sia un ognomo questo, ed è di gomma. Ci sarà mai qui? Io non me lo ricordo. Cosa ho comprato? Ah, ho ricomprato le forbici. Ho ricomprato le forbici perché le mie si erano rovinate. E quindi queste sono delle belle forbici fucsia. L'ultima cosa che ho comprato si trova qui ed è una decorazione, una piccola decorazione, è un alberello che si può appendere all'albero di Natale, oppure, visto che questa decorazione è più grande del mio albero di Natale, io l'appoggerò, insomma, così sul tavolino e si accende, qui c'è una linguetta, dentro ci sono delle, non so se si vede, ci sono delle lucine che cambiano colore, quindi c'è anche l'effetto così albero di Natale luminoso. E quindi questo era il mio ultimo così oggetto comprato da Tiger. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!